Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. Eterna, un aggettivo che viene declinato spesso nella scrittura parlando di vita eterna, di misericordia eterna, di benevolenza di Dio che è eterna. Ma cosa significa eterno? Il termine usato nell'Antico Testamento era olam, che significa durata, significa da adesso in poi, aion nel Nuovo Testamento in greco. È il tempo di Dio che ama, l'eternità in realtà, noi la pensiamo un po' alla greca, no? Come una cosa che non ha mai fine, ma è qualcosa che non è così freddo, non è una formula fisica. No, l'infinito. No, l'eternità significa che Dio ama per sempre, come diciamo anche noi. Gli sposi dicono io ti amerò per sempre, non dicono io ti amerò a tempo. Se uno sposo dicesse così, la sposa non si farebbe sposare. Cioè io ti amerò per 5 anni. No, nessuno ama a tempo. Ed è bello sentirsi dire io ti amo per sempre, come fa una mamma, un papà. Ma così anche gli sposi, io ti amerò per sempre. La bellezza del matrimonio è che può essere per sempre, come l'amore di Dio, che è per sempre. E di generazione in generazione la sua benevolenza, la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, dice Maria nel Magnificat. È tutto il rapporto con Dio che è per sempre. Le cose più belle si fanno per sempre. Anche le cose, i capolavori d'arte durano per sempre. Le cose più grandi dell'uomo non sono a tempo, o almeno si desidera che non siano a tempo. Ma certamente Dio vive nella sua vita eterna un amore eterno. Il Salmo 136 ripete come ritornello in ebraico «Ki leholam hasdo», perché la sua misericordia, la sua benevolenza si estende per sempre. È proprio come dice Maria. E la vita eterna che noi ci aspettiamo nella speranza è proprio una vita in cui l'amore è per sempre, in cui le cose non finiscono, in cui non ci sono le incostanze degli uomini che amano e poi dimenticano di aver amato, perché non amano, desiderano. E quindi i desideri, uno prende il posto dell'altro ed ecco che le cose degli uomini vanno avanti a scossoni, a tratti. E allora nell'attualità della nostra vita terrena, così provvisoria, Cristo ci mette il suo amore eterno, pone dentro la nostra vita così cangiante qualcosa che non cambia, che è il suo amore. Ecco che allora accostandoci a Lui, unendoci a Lui, lasciando che il suo amore viva in noi, noi possiamo vivere la gioia dell'eternità, della sua misericordia eterna. Ed è bellissimo perché diventa respirare la realtà di Dio in mezzo al mondo, essere nel mondo persone che vivono già con il cuore nell'eterno amore di Dio. E questo è ciò che il mondo aspetta da noi, che vorrebbe tanto che noi potessimo testimoniare in un mondo fatto di miserie l'eternità dell'amore.